Siamo la residenza per anziani I Roveri di Caresana Blot. La residenza per anziani Roveri fa parte del gruppo che con il marchio Senior Service gestisce 27 strutture per più di 2.000 posti letto in Liguria, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana. Ecco, con noi la direttrice della struttura I Roveri, Elena Piloni, che ci illustrerà i servizi. Buongiorno a tutti, la struttura di Caresana Blot è una RSA, residenza sanitaria assistenziale, ospita 60 ospiti di diverse intensità, quindi persone parzialmente autosufficienti oppure non autosufficienti. È suddivisa in 4 nuclei, di cui uno adibito al nucleo Alzheimer, accreditato dall'ASL, per un totale di 10 posti. I servizi che vengono offerti all'interno della residenza sono molteplici, in particolar modo un servizio sanitario, infermieristico, fisioterapico e riabilitativo, un servizio di carattere medico ed infine il servizio di assistenza tutelare con personale qualificato, OSS, operatori sociosanitari. Non dimentichiamo il servizio alberghiero, che include ovviamente il servizio cucina, che ogni giorno prepara ottimi manicaretti per tutti i nostri ospiti, il servizio pulizia e il servizio lavanderia. Infine, diciamo che la giornata dei nostri ospiti si svolge in modo assolutamente tranquillo e sereno. Ci si alza verso le 8 della mattina, si fa colazione tutti insieme nei diversi saloni adibiti a sale pranzo. Verso le 11:30 c'è il momento dell'inizio pasto per gli ospiti che non sono autosufficienti e verso le 12:30 invece per le persone che hanno una maggiore abilità. Verso le 14:30 inizia il momento del risveglio dopo il riposo pomeridiano ed infine 16:30 la merenda con la presenza dei familiari. Al pomeriggio e alla mattina in modo alternato vengono svolte le attività ricreative con la terapista occupazionale Roberta e con il fisioterapista invece Michele. Verso le 18:30 la residenza chiude e gli ospiti vengono accompagnati per la cena nelle sale pranzo per poi ritirarsi verso le ore 20. Ad oggi abbiamo cercato di organizzare una festa che possa festeggiare prima di tutto i nostri ospiti, ma coinvolgere anche i familiari e tutti gli operatori che oggi si trovano a lavorare qui con noi. Il programma prevede verso le 10:30 la ginnastica di gruppo e gli stimoli cognitivi con lo psicologo Alessandro Grandini ed infine la merenda con la festa dei compleanni alle 16:30. Siamo al secondo piano della struttura I Roveri e questo è il momento in cui la terapista occupazionale Roberta svolge l'attività di ginnastica dolce insieme a alcuni dei nostri ospiti. Come vedete, tutti sono molto impegnati ed è un tipo di attività che serve sicuramente per mantenere un minimo di tono muscolare, ma sicuramente anche per la socializzazione all'interno della struttura. E giù. Due. Giù, tre, giù, quattro, giù, cinque, giù, sei, giù, sette. Giù, otto, giù, nove, giù, dieci e giù. Ok, adesso destra e sinistra. Schiena dritta, mi raccomando. Pronti? Via. Destra. Via. Sinistra. Due. Chi ha il bastone? Parte dalle gambe e va su. La Maria è un'esperta di questo esercizio, ve lo fa vedere. Fa vedere Maria? Lei lo fa per ore in palestra. Ok? Chi ha la palla fa una cosa più difficile, fa così e
Pronti? Via! Uno! Due! Tre! Quattro! Cinque! Sei! Sette! Otto! Nove! Dieci! Anche di più ne avete fatti! Più qua! Poi ci invertiamo adesso! È buono.